prima di iniziare con tutto, io ci tengo a fare un grosso in bocca al lupo alla Juventus per questa sera. Non so da dove iniziare. Stanotte non ho dormito per l'adrenalina, per quello che è successo ieri sera. Ero allo stadio e questa è stata la mia reazione sul 3-0. Ragazzi, un vero e proprio miracolo sportivo. La Roma ha annientato il Barcellona, l'ha distrutto. Il Barcellona si cagava sotto dinanzi a una Roma così grintosa, così cazzuta. Poi è successo di tutto, ragazzi. Hanno segnato Manolas e De Rossi che avevano fatto autogol all'andata. Abbiamo ribaltato un 4-1 del Barcellona, qualcosa di pazzesco. Ragazzi, siamo entrati sicuramente nella storia. La Roma è in semifinale e tuttora non riesco a crederci, tuttora sono felice. Una partita pazzesca, la gente mi ha inviato i messaggi scrivendomi: Dexter, non è frutto della tua fantasia, è successo realmente. E infatti è successo realmente. Oggi sono qui per fare la reazione del web più bella che io potessi mai fare. Scusate la intro lunga, ma ci tenevo veramente a farvi vedere quanto sono emozionato, quanto sono contento e a raccontarvi com'è stato viverla all'Olimpico. Spolliciate se volete altri video di questo genere, altre reazioni del web. Lasciate un like se volete vedere una finale Roma-Juventus. In bocca al lupo alla Juve stasera. Magari, guarda, sarebbe fantastico. Ed è fantastico perché la rivincita sulle spagnole. E anche la rivincita di Valentino Rossi contro Marc Marquez. De tutte le spagnole che ci hanno rotto il culo ogni volta. Quanto ho goduto e quanto godo ancora, ragazzi. Ho pianto allo stadio come un bambino. Piango tutto, ho iniziato questo video piangendo. Ovviamente, oltre a tutti i tifosi romanisti, tutti i tifosi italiani sono esplosi ed è esploso anche il web, pubblicando un'infinità di memes che ora andremo a vedere insieme. Le vedrò per la prima volta in anteprima insieme a voi perché sono veramente tante. E quindi via con la reazione del web. La prima meme ce l'invia Alessio dei The Show. C'è da pagare il conto, facciamo alla romana. Povero Messi. Messi, tra l'altro, che ieri nel riscaldamento ha sbagliato tutto. Infatti non capisco perché, ma meglio così. Ovviamente sono fioccate le meme di Messi italiano, tipo questa dei pastori. Ma De Rossi e Manolas non stavano con noi all'andata. Che è successo? Quindi, ragazzi, veramente la Roma è stata perfetta. È stato veramente un miracolo anche per questo fatto che praticamente hanno segnato gli stessi giocatori romani dell'andata. Dzeko, De Rossi e Manolas, solo che De Rossi e Manolas hanno indovinato la porta giusta. Nessuno ci credeva, a parte qualche laziale. 4-1 e io godo. Dai, che al ritorno fate la remontata. E infatti l'abbiamo fatta. Torniamo a Messi italiano. Questa è la faccia di chi si è sintonizzato alle 22:37 su Canale 5. Cosa? De Rossi e Manolas, eroi della serata, eroi per il Barcellona all'andata, eroi per la Roma al ritorno, hanno capito. Quindi bastava segnare nella porta giusta. Sì, la faccia di uno che ha appena capito che in 2 anni è stato eliminato da due italiane. Nasce, cresce, ignora. Ma questa meme è bellissima. Quando vai a stringere la mano dei tuoi prossimi avversari. Mi dispiace, Messi, mi dispiace. Barcellona era convinto di passare, ma porca miseria. Addirittura Dante Alighieri scrive un commento: nel mezzo del cammin di nostra vita, Manolas 3-0 è finita! Anche Papa Francesco partecipa alla festa. Sbaglio o so tre pippi? So tre pippi. E Barcellona a casa. Il tifoso della Lazio stasera. What the fuck? Saluto l'amico di tossicodipendenti coi parastinchi che ritrae sempre una foto di Manolas e De Rossi. Mortacci vostri, ce lo potevate dire prima che quelle erano le porte giuste. Sempre Manolas dice una cosa a Messi carina: Messi, magna teste olive, so greche. Però effettivamente chi di remontata ferisce, di remontata perisce. In tutto questo però c'è una logica e la squadra più forte non è Barcellona di certo, non è la Roma di certo, ma è il Verona. Perché? Perché Roma-Barcellona 3-0, Roma-Fiorentina 0-2, Fiorentina-Verona 1-4, Verona più forte del Barcellona. Ciao, un saluto a Circi che so che ci segue. Ma passiamo un po' a dei commenti e dei tweet che hanno lasciato, come facciamo sempre quando c'è reazioni del web. Si scrive Barcellona, si legge Benevento. Con tutto rispetto per il Barcellona, ma il Benevento è più forte. Il Barcellona non ha Brignoli, ha Ter Stegen che ieri perdeva tempo. Ieri Ter Stegen sull'1-0 perdeva tempo e manco è stato ammonito. 3 ore per inviare un pallone, se andava a prendere il pallone sul fallo laterale. Incredibile, il Barcellona che ha avuto paura della Roma. Porca miseria. Ci sono anche
dei strani casi della vita del calcio, non solo che segnano Manolas e De Rossi, ma anche Manolas numero 44 che fa gol del 4-4. Il calcio è strano, Beppe. Ma il commento più bello è questo: quando la carbonara vince sulla paella. Non aggiungo altro. Grazie Roma. C'è chi anche grazie alla partita di ieri sera è uscito dalla friendzoned. Infatti gli amici di Boom Friendzoned ci mandano questo screen. Un ragazzo innamorato scrive alla ragazza che gli piace: esci con me, dai, ti passo a prendere, solo se stasera passa la Roma. Ma dovrebbe vincere 3-0 col Barcellona, appunto. E invece Manolas ti ha fatto felice, quindi buona uscita amico mio. Che le cose impossibili, come vedi, possono accadere. Dopo la partita è uscito un nuovo film, Torna a casa Messi. Poverino. Florenzi ha giocato una partita strepitosa, è andato da sua nonna a fare una domanda importante. Nonna, che gli dico a Messi? Che se la pia in der cu... Anche perché un fan ci manda una maglietta di Messi leggermente modificata. Messo in culo! Altro tweet splendido è questo: Romolo e Remo, ntada, 3-0! Ma il segreto della Roma è stato sicuramente questo. La Roma ha un'arma in più: le buche. C'è chi questa remontata l'ha chiamata romantata. Quando sei De Rossi e finalmente segni nella porta giusta. La tua remontata, la mia remontata. E finiamo con una meme sugli amici laziali che salutiamo. A proposito, io dovrò spogliarmi nudo e gridare Forza Lazio perché avevo fatto una promessa. Laziali prima, 4-1. Laziali adesso, 3-0, la Roma passa. Niente contro i laziali che saluto, e ho anche amici laziali, però la meme faceva ridere. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale, grazie, in bocca al lupo alla Juve stasera, lasciate tanti like, noi finiamo prestissimo un nuovo video, vi mando un abbraccione, un salutone, e ci diciamo gente, e forza Roma!